Salve amici, sono il vostro rapinatore mascherato che vi parla. L'argomento di oggi sono quelle cose che facciamo in maniera sbagliata. Tutti noi abbiamo delle abitudini che ripetiamo in automatico ogni giorno della nostra esistenza. Da quando ci alziamo la mattina, svolgiamo una serie di azioni che ci hanno insegnato a fare fin da piccoli e che comunque sono di uso comune nella maggior parte delle persone. Ovviamente molte di queste sono molto semplici da eseguire senza alcuna difficoltà. Tuttavia, ci sono alcune azioni che, seppur semplici, eseguiamo in modo sbagliato e non idoneo a trarne il miglior beneficio. Tra queste ce ne sono alcune che potrebbero anche risultare pericolose per la nostra salute sia a breve che a lungo termine. Quindi ecco a voi una lista di 5 cose che facciamo abitualmente in modo sbagliato. Numero 1, fare la cacca. Sì, avete capito bene. Una cosa semplice come andare in bagno a svolgere le funzioni fisiologiche, diciamo fare quella grossa, nella maggior parte dei casi la stai facendo nel modo sbagliato. Questo è dovuto al fatto che la tazza del bagno non è disegnata perfettamente per i bisogni dell'uomo. Queste ti inducono a sederti in una posizione che ti costringe a fare uno sforzo eccessivo e non naturale e può portare nel tempo ad alcuni problemi di salute, tra cui emorroidi. Il modo giusto per fare la cacca, infatti, sarebbe quello di metterti accovacciato come fanno in alcuni paesi, come ad esempio il Giappone, in cui i sanitari sono disegnati ad hoc per questo scopo. Il cosiddetto bagno alla turca, per intenderci. Numero 2, partorire. Nella maggior parte dei film possiamo vedere queste donne sdraiate, urlare come delle forsennate ed insultare tutti in posizione supina e con le gambe appoggiate e leggermente sollevate. In realtà la posizione ideale per partorire può variare da donna a donna e da caso a caso, anche se il modo consigliato e più naturale per farlo sarebbe piegarsi, come nell'esempio del bagno alla turca, in modo da aiutare il nascituro ad uscire più facilmente grazie alla forza di gravità. Numero 3, sedersi. È risaputo che chi si siede per molto tempo può andare incontro a problemi come mal di schiena e obesità. È sempre sconsigliabile una vita troppo sedentaria. Se proprio si deve stare molto tempo seduti, bisognerebbe fare delle piccole pause e sgranchire le gambe, o perlomeno stare seduti in maniera attiva. Per fare ciò devi evitare di appoggiarti allo schienale o usare una sedia che ne sia sprovvista, o in alternativa una palla da ginnastica gigante. Numero 4, addominali scolpiti. Chi di noi uomini non ha mai desiderato di avere degli addominali tosti da macho alfa dominante come quelli dei culturisti? Molti credono che per avere la famosa tartaruga bisogna allenarsi come dei forsennati. Purtroppo per te non è così. Se alleni solo le addominali non fai altro che stressare il muscolo addominale, stancarti e non vedrai molti risultati. Ciò è dovuto al fatto che se hai uno strato di grasso che copre i muscoli, questo non lascerà intravedere quei solchi che tanto desideri. La cosa più importante da fare è mangiare pulito e senza grassi, solo così potrai raggiungere i risultati tanto sperati ed avere un fisico come il sottoscritto. Numero 5, asciugare lo smalto delle unghie. Ed ora mi rivolgo a voi, care donne: se ogni volta che metti lo smalto alle unghie devi passare ore davanti al ventilatore, possibilmente al massimo della potenza, allora lo stai facendo nel modo sbagliato. Un piccolo trucco per riuscire ad asciugare più velocemente lo smalto è quello di immergere le dita in acqua con ghiaccio, in modo che lo smalto aderisca saldamente alle unghie per via della bassa temperatura. Ed ora dimmi tu cosa ne pensi, sapevi già queste cose? Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace grande quanto una casa e soprattutto iscriviti al canale per essere aggiornato sui nuovi video che carico ogni fine settimana. Inoltre non dimenticarti di seguirmi sulla mia pagina Facebook per tenerci in contatto. Un abbraccio e alla prossima, ciao!